Erano anni che se ne parlava, ma ora è ufficiale. Il nuovo progetto di The Initiative, il primo per il Dream Team creato all'interno degli Xbox Game Studios, è Perfect Dark. La conferma è arrivata a sorpresa durante i Game Awards 2020, l'evento promosso da Jeff Keighley per premiare i migliori giochi dell'anno. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto dal primo filmato ed alcune interviste agli sviluppatori. Il trailer punta a introdurre le particolari atmosfere, l'ambientazione e qualcosa del background narrativo della produzione, senza mostrare nulla del gameplay e degli elementi di gioco veri e propri. The Initiative pare non voler seguire la strada segnata da Rare con i capitoli precedenti in termini di struttura di gioco. Per questo il nuovo capitolo potrebbe non essere uno sparatutto in soggettiva, puntando su elementi più peculiari, come lo spionaggio e l'uso di gadget per mettere in scena un tipo di azione diverso. Il video fornisce già dei suggerimenti molto interessanti, in particolare per quanto riguarda la visione del futuro elaborata dal team e gli argomenti che potrebbe introdurre. Inoltre, stabilisce almeno una certezza, ovvero la presenza di Joanna Dark, che compare negli ultimi secondi del trailer con tanto di taglio di capelli classico. La storia parla di ecoterrorismo, o comunque di una qualche minaccia che grava sul pianeta del futuro, legata agli sconvolgimenti climatici ed ecologici che sono avvenuti negli ultimi anni. La Terra ha subito inondazioni, tempeste ed incendi, finché non sono intervenute le corporazioni e hanno proposto delle nuove soluzioni per la sopravvivenza, salvando il pianeta ma imponendo il proprio superpotere su qualsiasi aspetto sociale, politico ed economico. Nella nuova situazione, il mondo sembra aver trovato un periodo di pace e un nuovo equilibrio anche nello sfruttamento delle risorse. All'ombra di queste inquietanti superpotenze, però, gli equilibri sono precari e le tensioni sfociano in una vera e propria guerra, più o meno occulta. In mezzo a questo caos, troviamo una Joanna Dark in cerca di risposte. I riferimenti ai capitoli precedenti ci sono, ma l'ambientazione e lo stile fantascientifico sembrano completamente diversi. La reinterpretazione di Perfect Dark da parte di The Initiative è molto più moderna e per certi versi immatura rispetto allo sci-fi un po' naif e colorato di Rare. Il lavoro svolto sulla creazione del mondo è quindi interessante e anche originale. Mette in scena un futuro incentrato sulle problematiche legate al clima e all'ecologia, che si riflettono anche nella rappresentazione delle ambientazioni. Il tutto ha un aspetto molto più cinematografico e moderno, anche come gusto, piuttosto lontano dallo stile anni 90 dei capitoli precedenti. The Initiative, insomma, ha voluto dare una propria impronta forte e innovativa al brand. L'intenzione, a detta del capo del team, Darrell Gallagher, è creare un thriller basato sulle azioni di alcuni agenti segreti e ambientato in un mondo del prossimo futuro. Per molto tempo abbiamo pensato che The Initiative avesse in mente un action adventure in terza persona dal taglio narrativo e cinematografico, e per questo la scelta di Perfect Dark potrebbe disorientare. Le premesse però fanno pensare a soluzioni piuttosto originali in termini di gameplay rispetto a un normale action adventure con fasi shooter. L'idea dello spionaggio, il futuro e le applicazioni tecnologiche che ne derivano aprono la porta a situazioni di gioco particolari e interessanti. Ci saranno probabilmente caratteristiche da sparatutto, ma si potrebbe tendere anche verso meccaniche furtive con l'utilizzo di gadget super tecnologici. Gli sviluppatori hanno parlato di spy fighting, ovvero di combattimenti nei panni di una spia in contrapposizione con la dinamica da sparatutto in soggettiva tradizionale. Una dichiarazione di intenti sulla volontà di uscire dalla struttura originale e proporre qualcosa di diverso. All'interno di queste dinamiche da spia rientra peraltro anche l'esaltazione di possibilità di movimento superiori alla norma, quindi con salti, scivolate e vari modi per esplorare l'ambientazione e interagire con gli elementi dello scenario. Perfect Dark si basa su un immaginario e una protagonista che valeva la pena recuperare. La sua visione del futuro e le caratteristiche da spy story possono essere riprese e applicate a esperienze anche piuttosto diverse, e The Initiative può contare su una notevole libertà di approccio per il suo nuovo progetto. Non vediamo l'ora di capire in che direzione il talentuoso team di Xbox Game Studios abbia deciso di portare la serie. Le premesse per un gioco stimolante sia dal punto di vista narrativo sia del gameplay ci sono tutte. Voi cosa ne pensate di questo nuovo corso per la serie? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato interessante questo video lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Come sempre qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.